Buonasera Alfredo, buonasera, grazie ovviamente al primo cittadino di Francavilla al Mare. Allora, ci sono anche delle buone notizie, sottolineiamole, sindaco, non ci sono nuovi casi a Francavilla al Mare e questa è sicuramente una cosa buona. Oggi siamo a zero e devo dire che nell'ultima settimana, diciamo, abbiamo registrato lo zero in più occasioni. E quando ci sono stati comunicati positivi si è trattato di uno, massimo due casi, e quasi sempre, ahimè, casi di operatori sanitari che, stando sul fronte, finiscono per essere contagiati. Quindi di contagio avvenuto di cittadini sono parecchi giorni che non ne abbiamo contezza, quindi segno che le misure stanno funzionando, Paolo. Nelle ultime ore lei è tornato a dibattere proprio su questa questione riguardante le positività sanitarie. Sì. E ha anche un po' polemizzato con quello che è il servizio sanitario regionale, perché secondo lei evidentemente qualcosa non ha funzionato, qualcosa non è andata per il verso giusto. Sì, è così. Più che altro la mia non è una polemica, vuole essere un messaggio lanciato a chi ha il potere di influire su questo sistema, perché noi rileviamo a Francavilla attualmente 49 casi in totale. Di questi 49 casi, tra questi 49 casi ci sono purtroppo, ahimè, 5 decessi e un ragazzo guarito. Dei 43 casi attivi, 27 sono riferibili o a operatori sanitari o a persone che sono state contagiate, che sono entrate negli ospedali senza contagio e sono contagiate all'interno degli ospedali. Quindi è una percentuale che sfiora il 60% dei casi. E soprattutto nell'ultimo periodo, dove i cittadini stanno restando a casa, non contribuiscono ad elevare questo numero, sta succedendo che gli operatori sanitari, invece che vengono infettati, poi infettano a loro volta i familiari, gli amici, le persone con le quali hanno avuto un minimo di contatto. E questa cosa non penso sia una cosa giusta, perché se si va a fare una guerra, i primi da proteggere sono i soldati. Non dovrebbero esserci focolai all'interno degli ospedali. Non entro nel merito del perché succeda, chiaramente non ce l'ho, lo voglio ribadire, con gli operatori sanitari che sono degli angeli, anzi lavorare in queste condizioni li dobbiamo applaudire, li dobbiamo ringraziare e li dovremo ringraziare per molto tempo, ma ce l'ho con l'organizzazione di questo servizio, che forse andava un po' più attenzionato su alcuni punti. A proposito di Francavilla al Mare, le chiedo, sindaco, feci anche qualche settimana fa in occasione di un altro collegamento, sempre qui da Francavilla al Mare, Francavilla che si trova da una parte a nord c'è Pescara, a sud c'è Ortona. Sappiamo come Pescara e la provincia di Pescara rappresentino il maggior numero di casi della nostra regione, poi ad Ortona c'è una problematica sicuramente non secondaria. Da questo punto di vista bisogna dire che però Francavilla al Mare sta reggendo. Ha retto bene, perché i cittadini, li ho ringraziati in più occasioni, sono stati bravi, ma se noi analizziamo i numeri conosciuti, come te li stavo dicendo prima, su questi 43 casi attivi, se tu levi i 27 degli operatori sanitari, rimangono 26 cittadini. Ora, questi 26 cittadini quasi sempre, anzi sempre, sono stati contagiati prima dell'inizio delle misure restrittive, perché abbiamo ricostruito le fasi del contagio. Io non ho nozione, conoscenza di un cittadino contagiato dopo l'inizio delle misure restrittive e che non sappia come ha contratto il virus. Questo significa che le misure hanno funzionato, che i cittadini sono stati bravi, che noi siamo stati attenti a controllare il territorio sicuramente e che quindi dobbiamo continuare così, con qualche piccola correzione. Prima di coinvolgere anche il collega Alfredo. Sì, Alfredo, eccomi. Paolo, interrompo un attimo perché vorrei far ascoltare al sindaco Luciani un estratto di quanto ha dichiarato oggi il professor Albani, che è a capo, diciamo, della task force che coordina tutte le operazioni sanitarie in questa emergenza coronavirus, che ci spiega come sta funzionando il meccanismo dei tamponi. Poi gli chiederò anche un commento sulle comunicazioni che arrivano dalle ASL. Sentiamo Albani. Questa diversità di numero di tamponi effettuati è legata non alla capacità di risposta da parte dei laboratori analisi, il problema è dalla carenza di tamponi. Esistono in grandi linee due tipi di tamponi, un tampone
che viene effettuato e ha necessità di un estrattore, per cui a volte abbiamo i tamponi ma mancano gli estrattori, oppure a volte abbiamo gli estrattori ma mancano i tamponi. Questa è una prima tipologia di tamponi. L'altro invece tampone, cosiddetto test rapido, ha al suo interno già l'estrattore, quindi è già completo, e anche il vantaggio che viene fatto in pochissimo tempo rispetto al tampone che ho detto prima. Purtroppo questi sono molto pochi sul mercato, perché essendo, diciamo, più rapidi, essendo già contenenti l'estrattore, c'è una maggiore richiesta e quindi c'è una maggiore carenza sul mercato internazionale. Attualmente, se ci sono i tamponi, noi riusciamo a fare, fra i tre laboratori che abbiamo nella nostra regione, a eseguire circa 1000 tamponi al giorno. Questo numero non sempre viene raggiunto, ripeto, non perché non ci sia la capacità di risposta, ma perché proprio mancano i tamponi a livello nazionale e internazionale. Insomma, abbiamo ascoltato Albani sulle problematiche dei tamponi, e ci sono tanti tamponi che sono rimasti indietro rispetto alle analisi che devono essere condotte, qualche difetto di comunicazione. A tal proposito, prima di sentire il sindaco Luciani, cito una lettera che Mario Pupillo, presidente della provincia di Chieti e sindaco di Lanciano, ha inviato alla ASL, chiedendo proprio che ci siano comunicazioni più tempestive, perché i comuni sono in difficoltà su questo fronte. Non so se Luciani è d'accordo con Mario Pupillo. Sono d'accordissimo, e noi abbiamo enormi difficoltà perché ci sono persone attualmente, diciamolo a chi non lo sa, che persone che hanno fatto il tampone attendono una risposta, e questa cosa ve la dico per certo, da circa 14-15 giorni. Quindi c'è l'ipotesi di chi aspetta di sapere chi è positivo da 14 giorni. Ci sono persone ricoverate in ospedale in reparto Covid che però non hanno la risposta del tampone. Ci sono le persone che sono praticamente, che vivono come se fossero agli arresti domiciliari, perché positivi al Covid, che sono guariti, che quindi oggi stanno apparentemente bene, che hanno fatto il primo tampone, che doveva essere il tampone negativo, e da 15 giorni non gli danno una risposta. Ora capite che uno che ha subito questa malattia, l'ha affrontata con tante difficoltà, l'ha sconfitta, anche non è che vuole uscire di casa, ma vuole sapere di essere guarito, e aspetta 15 giorni una risposta che non gli viene data, è una cosa ancora più grave, secondo me. Quindi le dichiarazioni di Albani prendo atto, ma sono, secondo me, di una gravità inaudita, perché non si può arrivare dopo un mese e mezzo dell'emergenza e dire ci mancano i tamponi. Questa è una cosa che non accetto e non accetterò mai. Sindaco, un'altra piccola questione volevo capire da lei, che è in prima linea. Queste comunicazioni poi influiscono anche su come i comuni devono reagire, perché ci sono dei meccanismi che i comuni devono mettere in atto per salvaguardare le persone. Penso per esempio alla raccolta differenziata, ma ci sono tante altre cose, o sbaglio? Guarda, solo ad esempio ti dico che noi, le nostre pattuglie dei vigili urbani, che potrebbero essere anche maggiormente, sono già impegnate per il controllo del territorio, però ti dico la prima cosa, passano 2 o 3 volte al giorno a controllare le abitazioni dei positivi e delle persone in quarantena. Mentre se ci fossero tamponi negativi e diminuisse il numero, ovviamente alleggerirebbe questo lavoro. C'è la raccolta dei rifiuti, che viene trattata non come raccolta differenziata ma come raccolta speciale, viene fatta in un particolare modo, in sacchi neri, i sacchi vengono raccolti, messi in un determinato deposito, quindi è tutta una procedura. Ci sono queste persone che anche normalmente non riescono a fare la spesa e quindi hanno bisogno di essere assistite anche per i generi alimentari, oltre che per la consegna dei farmaci. C'è tutta una serie di procedure, noi abbiamo ancora aperto il COC anche per questo, perché assistiamo queste persone e lo facciamo nel migliore dei modi. Però è chiaro che la ASL ci deve venire dietro, perché se no non se ne esce fuori. Paolo. Sì, io vorrei anche affrontare con il sindaco l'aspetto sociale, oltre che sanitario, di questa emergenza, perché si guarda, guai se non fosse così, Luciani, anche al futuro, ai prossimi giorni. Il 4 maggio dovrebbe, usiamo il condizionale, partire la seconda fase. Francavilla è pronta per la riapertura di alcuni esercizi commerciali, bisognerà pensare alla sanificazione di questi esercizi commerciali. Come vi state organizzando e se già state pensando a quello che potrà accadere il 4 maggio?
Noi siamo, io penso che siamo pronti e siamo reattivi, però siamo anche fortemente feriti, perché Francavilla è una città che vive principalmente di turismo e piccolo commercio, che sono i due settori che hanno subito i maggiori danni economici da questa crisi. Tutti i piccoli negozianti, tutte piccole strutture, ma tutte le strutture anche legate al turismo sono in enorme sofferenza, e quindi bisognerà ripensare completamente il modo di vivere, bisogna ripensare al modo di fare turismo. Noi lo stiamo già facendo e stiamo già immaginando come, ad esempio, investire dei determinati fondi comunali in maniera differente dal passato. Non immagino ad esempio una Francavilla con i concerti quest'estate. Oggi io mi auguro di sì, ma immagino che non sarà la Francavilla dei concerti che abbiamo vissuto negli ultimi 9 anni. Allora tutte quelle risorse vanno destinate, messe a sistema, proprio per aiutare il piccolo commercio e per aiutare le persone che oggi sono in difficoltà, non con l'assistenzialismo. Ci vuole anche l'assistenzialismo, ma bisogna trovare i meccanismi per far ripartire la nostra economia. Sindaco, approfitto di quello che ha detto per un'altra domanda, proprio in merito alla stagione estiva che si avvicina a grandi passi. Francavilla è una città balneare che poggia gran parte del suo turismo proprio sulle presenze di bagnanti. Si parla tanto in queste ultime ore di come organizzare la stagione estiva balneare per il distanziamento sociale. È uscita fuori questa idea di poter mettere dei box di plexiglass sulla spiaggia. Ci sono molte voci contrarie, lei cosa dice? Sono non contrari, ecco, vedi, non si vede perché ho la mascherina, ma mi viene da ridere rispetto a questa idea, perché non so chi l'abbia lanciata, ma penso che l'ultimo dei problemi che ci possa essere per distanziare le persone sia il mare, che ha delle spiagge gigantesche, il mare è infinito in larghezza, quindi non vedo proprio l'ultimo dei problemi che c'è è quello di affrontare la stagione balneare in una maniera intelligente, sapendo tutti noi che non possiamo abbracciarci a degli sconosciuti, ma che dobbiamo stare a distanza, che se prendiamo il sole lo facciamo senza mascherina, ma che se ci alziamo e parliamo con le persone dobbiamo indossare la mascherina. Quindi questo è l'ultimo dei problemi. L'idea del plexiglass è veramente un'idea, qualcuno mi ha detto ci mettiamo un po' di porchetta dentro, così con la luce del sole la cuociamo, ci facciamo gli arrosticini, insomma è un'idea divertente ma affatto attuabile.